Quello che vedete qui nello schermo viene chiamato piano cartesiano ed è rappresentato da queste due rette che si incontrano nel punto d'origine, indicato in questo caso col numero 0, e vengono chiamati assi cartesiani. La retta orizzontale viene chiamata asse delle ordinate, mentre la retta verticale viene chiamata asse. Anzi, scusatemi, quella orizzontale viene chiamata asse della scisse, mentre la retta verticale viene chiamata asse delle ordinate. Come possiamo notare in questo caso, ciascun segmento, ciascun lato di questi piccoli quadrati più grandi, questi quadrati, rappresenta un'unità di misura e viene utilizzata per indicare la posizione dei punti che noi inseriamo. Quindi, per esempio, inserendo il punto A qui, questo punto A avrà le coordinate 5 e 5. Il punto B avrà le coordinate più 7, ma per quanto riguarda l'asse delle ordinate, indicata anche con la lettera Y, meno 4. Quando noi inseriamo un'equazione lineare di primo grado, possiamo notare che cosa succede all'interno del piano cartesiano. Se per esempio inseriamo 2x più 4 uguale a 10, otterremo una retta perpendicolare all'asse delle ordinate, una retta parallela all'asse delle ordinate e che incontra l'asse x della scisse nel punto 3. Infatti possiamo notare che se facciamo qui al posto di x mettiamo 3, 2 per 3 fa 6, più 4 uguale 10. Quindi, dato che lavoriamo soltanto su un'incognita, che è la x, ovviamente sarà il punto 3, mentre l'asse verticale, non avendo riferimenti, indicherà come valore qualunque numero che sia però perpendicolare all'asse della scissa nel punto 3. Se invece noi abbiamo un'equazione lineare a due incognite, come per esempio, eliminando questo, per esempio facciamo 2x più y uguale a 10, notiamo che abbiamo una retta che passa per il piano cartesiano. Questo perché? Perché ovviamente le due incognite possono avere va tanti valori diversi che permettono sempre di avere come valore 10. Per esempio, se noi inseriamo dei punti, un punto per esempio qui, il punto A. Se noi vogliamo vedere le sue coordinate, no, faccio una postazione. Ecco qui, 4.51 sarebbe la coordinata x, mentre 0.98 sarebbe la coordinata y dell'asse ordinate. Se noi seguiamo questo, sostituiamo alla x 4.51 e la y 0.98, otterremo infatti 2 per 4.51, otterremo all'incirca 9, 9,01. Più 0,98, anzi, otterremo 9,02, più 0,98 otterremo 10. Quindi diciamo la retta rappresenta tutti i valori per cui è valida questa equazione. Per questo questa equazione 2x più y uguale a 10 viene indicata, viene chiamata anche espressione analitica di questa retta.
la sua funzione.